Facciamo il punto sul tumore della prostata, in particolare sulla stratificazione del rischio in questa patologia, con il professor Walter Artibani, direttore dell'urologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, qui sull'isola di San Servolo, a Venezia, in occasione di un incontro incentrato proprio sul tumore della prostata. Allora, professore, innanzitutto ci dà qualche dato, quanti sono i malati in Italia? I dati italiani sono facilmente desumibili dai documenti pubblicati dall'AIRTUM, dall'Associazione Italiana dei Registri Tumori, in collaborazione con l'AIOM. Sono dati importanti che dimostrano una altissima prevalenza del cancro della prostata, quasi 217.000 casi in Italia, con intorno a 36.000 casi incidenti, cioè nuovi casi nel 2014, e ciò fa sì che il cancro della prostata sia al primo posto in termini di prevalenza, in termini di diagnosi, tra le neoplasie nel sesso maschile, escludendo naturalmente i melanomi. Per quanto riguarda la mortalità, invece, i dati sono che i decessi per cancro della prostata nel 2014 sono stati circa 7.000, il che significa che è una malattia ad altissima prevalenza ma a bassa mortalità. Soltanto 1 su 7 di coloro che hanno una diagnosi di cancro della prostata muoiono per il cancro della prostata. Questo perché gran parte delle malattie che vengono oggi diagnosticate, in rapporto allo strisciante screening opportunistico che è in atto nel nostro paese, sono cosiddette malattie indolenti o clinicamente non significative, in cui la diagnosi è fortemente anticipata in una fase in cui il trattamento può diventare un sovratrattamento. Passiamo adesso alla stratificazione del rischio. In questo senso, lo screening del PSA può essere utile? In realtà il PSA, se viene considerato come screening su popolazione asintomatica, non ha particolare importanza, nel senso che tutte le evidenze ad oggi disponibili sono a sfavore di una screening di popolazione, nel senso che non è ancora dimostrato che screenare la popolazione asintomatica possa servire a ridurre la mortalità. Un discorso completamente diverso è del cosiddetto screening opportunistico o della diagnosi precoce, in cui un paziente consapevole dei vantaggi e degli svantaggi si sottopone al dosaggio del PSA. E questo avviene idealmente all'età di 45 anni, quando c'è una storia familiare di cancro della prostata, o a partire dai 50 anni in poi. Oltre alla ereditarietà, i fattori di rischio sono principalmente legati alla razza. Ci sono dei dati per cui gli afroamericani hanno una prevalenza di cancro della prostata maggiore rispetto alla nostra popolazione. E l'altro fattore di rischio è sicuramente l'età che avanza, nel senso che più si va avanti con l'età, più c'è la probabilità di avere un cancro della prostata. Il secondo fattore per la stratificazione del rischio, di cui lei ha parlato durante la sua relazione, è il Gleason Score. Che cos'è e come va considerato? Il Gleason Score è uno score istologico che è riferito alla biopsia prostatica, che è l'elemento chiave della diagnosi di cancro della prostata. Fino al recente passato si giungeva alla biopsia prostatica in base alla esplorazione rettale e al dosaggio del PSA. Oggi si tende a far precedere la biopsia prostatica anche dalla esecuzione di una risonanza magnetica multiparametrica, anche se quest'ultima indagine non è ancora completamente entrata nelle linee guida. I frustoli bioptici prelevati dalla prostata sotto controllo ecografico vengono esaminati istologicamente, e allorquando è presente un cancro della prostata viene dato un punteggio, che è appunto il punteggio di Gleason, che in realtà è la somma di due pattern principali all'interno della neoplasia, il pattern primario ed il pattern secondario. Semplificando, si può riassumere questo score come variabile da 6 a 10, dove lo score 6 identifica il basso rischio,
Lo score 7 identifica il rischio intermedio con il 3 più 4 che è migliore del 4 più 3 e dallo score 8 in alto si identifica il cosiddetto alto rischio, dove per rischio si intende la aggressività biologica della malattia. Bisogna avere presente che la malattia prostatica, il cancro della prostata, pur con la presenza della semantica della parola carcinoma, è una malattia in generale a lentissima evoluzione. Si parla di 10-15 anni prima che ci sia una vera e propria progressione, soprattutto in quei casi che hanno uno score di Gleason di 6. Tanto che si parla molto se si tratti effettivamente di un cancro aggressivo o di un cancro completamente indolente, poiché le possibilità di sviluppare una malattia metastatica quando il cancro è sicuramente Gleason 6 sono molto basse. Questo è il motivo per cui in presenza di una malattia localmente confinata con uno score di 6 oggi si tende sempre di più ad attuare programmi di sorveglianza attiva che mirano semplicemente a determinare un eventuale viraggio in negativo della malattia e a identificare il momento migliore per attuare una terapia attiva, che sia chirurgica, radioterapica o altro, senza sottoporre il paziente agli inutili rischi di un trattamento immediato che non è mai privo di complicazioni. Il terzo fattore è la stadiazione clinica. La stadiazione clinica è più o meno complessa, a secondo dei valori del PSA o a secondo dei valori dello score di Gleason, per cui nei bassi rischi, allorquando siamo in presenza di un Gleason 6 ed un PSA inferiore a 10, la stadiazione si basa semplicemente sull'esecuzione di una ecografia addominopelvica, mentre allorquando il PSA è maggiore di 10 o il Gleason score è maggiore o uguale a 7, bisogna ricorrere all'esecuzione di una scintigrafia ossea total body e di un attacco addominale, che mira ad escludere la presenza di metastasi linfonodali o ossee e quindi a stadiare la malattia e a determinare se si tratta di una malattia confinata all'organo prostata o che ha già dato delle localizzazioni a distanza.